Vi ritenete buoni pagatori, cioè persone affidabili in grado di restituire i prestiti che vi vengono concessi? Bene, sappiate che prima proprio di erogare un prestito o un mutuo, la banca assume informazioni su di voi. Come? Attraverso la banca dati del SIC. Ma che cos'è? Facciamo un passo indietro e diciamo allora che come una persona normale, uno di noi, prima di prestare l'auto, prestare denaro, si informa poi se questa persona a cui è stata affidata la vettura potrà restituirti, vorrà restituirti, potrà restituirti il denaro se in caso di prestito. Quindi in caso di banche assumono delle informazioni sull'affidabilità del cliente. Comprensibile, ma come avviene tecnicamente? Le banche si rivolgono ai SIC, sono i sistemi di informazioni creditizie, dove convergono i dati relativi al finanziamento, ai prestiti, che vengono dalle stesse banche e dalle stesse finanziarie. Ma attenzione, i SIC non assumono decisioni, la decisione ultima è quella delle banche, decidono se dare il prestito, non darlo, le condizioni di finanziamento. In più le banche valutano altri fattori, il reddito, l'indebitamento complessivo, la durata dei finanziamenti. Insomma, i SIC fotografano la nostra storia creditizia. Sì, insieme ad altre informazioni permettono di avere un percorso molto rapido per i prestiti e i finanziamenti, non occorrono altre garanzie. Garanzie che invece vanno assicurate per tutto quello che riguarda la privacy. Sì, c'è un'attenta cura della regolamentazione di tutti i dati disponibili e modalità di raccolta e di utilizzo di queste informazioni. C'è un obbligo di correttezza ma anche di aggiornamento di questi dati e quindi in qualche modo viene garantita assolutamente una privacy. Ma i dati, Paolo, vengono conservati per sempre? No, i dati non vengono conservati per sempre, la conservazione e la cancellazione automatica sono regolate da delle norme. Quindi è utile conoscere le proprie informazioni contenute nel SIC? I vantaggi di informazioni positive sono notevolissimi, sia per accelerare i finanziamenti, una buona storia creditizia dà il massimo di affidabilità, permette di ritenere sostenibile anche tutti i prossimi impegni. Quindi una bella referenza creditizia che serve al momento di richiedere un prestito, ma anche nel futuro.